Ciao a tutti ragazzi, io sono Eros, rasatura tradizionale. Ci tengo a sponsorizzare un canale YouTube del mio grandissimo amico Fabio, che lascerò in descrizione, come il mio gruppo Facebook, la rasatura che passione milanese e calabrese, che lascerò anche essa in descrizione, come tutti i miei social. Inizio dalle mie mascotte per questa sbarbata di fine anno e farvi gli auguri di buon anno nuovo e speriamo sia un anno con le controballe e tantissime pelate e sbarbate alla grande. Comunque, iniziamo dalla mascotte principale, Squirtle, che ovviamente chi mi segue da tanto sa che è stata la mia primissima e non cambierà mai. Poi abbiamo il Tomato, il Joker, e oggi per questa sbarbata special andiamo a utilizzare il secondo flaconcino del Furbo in gel, poi un sapone che a me piace un botto, il Re Nero. Abbinato ovviamente al suo after Re Nero, ma come ci ha insegnato il buon Fabio, noi passiamo sempre con il gel da rasatura, cioè gel da rasatura, il Nivea Men Ultra Calming Aftershave Balsamico. Qua tutti questi gel sto andando in confusione. E poi oggi utilizziamo il pennellasso Riva super sintetico perché è una super 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 carezza, ragazzi. Oggi non farò face lettering o montaggio all'italiana, ma andiamo ad utilizzare il mio ciotolazzo con tanto di targhetta. Poi il rasoio quest'oggi sarà il Gillette Adjustable regolabile, che si apre a farfalla perché a noi ci piace volare. E poi, come la mette, utilizziamo le Mercur Super Platinum, e queste probabilmente non esistono neanche più nel mercato, però oggi le andiamo ad usare per un po' di novità, ogni tanto ci stanno. Comunque mi sa che oggi non lo so, ma mi sa che oggi non so se tocca a me, eh. Ciao da Fabio, oggi sono ospite da Eros per farmi una sbarbata e per augurare un buon fine anno. Iniziamo a sciacquarci la faccia. Ecco, un attimo. La cosa scalda subito. A Così me è. duole. Devo prima scaldare e poi aprire il video. E qui arriviamo al volo. Oggi Fabio voglio sentire le tue impressioni di questo set. E dal pennello mi sta dando che tanta roba. Solo a vederlo. Allora, come per barba. Ecco. Ah. Devi pigiare un po', eh. Perché è nuovo. Ah, poi se nel caso hai bisogno, questo lo puoi riprendere bagnando un po' con l'acqua, se per caso ti sembra poco, eh. Ah. Basta che ti bagni le mani con l'acqua e lo No, no. riprendi. La devo fare ieri la barba, ma Oggi è stata una giornata special, ragazzi, non potevo farmelo scappare, scusa, eh. facciamo qua. Intanto che agisce un attimo più la barba, adesso facciamo, armiamo il rasoio, che come ha detto Eros, è giletta. Gillette Adjustable, regolabile. Siamo un po' tutti e due emozionati oggi, ragazzi. non facevo quasi la cazzata non ero io, eh. Fabio, ci stanno le cazzate, dai, fino all'ultimo dell'anno ci stanno. L'ho fatta Allora. anche io prima nella presentazione la cagata, perciò. Adesso lo bagno un attimino facendo così, un attimino solo più. Ah, tu di solito ne metti poca d'acqua. Io Sì.
Io di solito lo lascio con un bel po' d'acqua dentro mentre mi metto il prebarba. Ah. Poi vabbè, anche qua è soggettivo, ognuno si trova come meglio crede, cioè. Questa impugnala così, guarda. Impugnala proprio saldamente. Ok. Non avere paura. Anche che ti cade non si rompe, vai tranquillo. Dillo che devo. Anche. Così posso darti anche dei consigli in super diretta. Esatto. Non aspettando il video, proprio diretta. Questa scelta funziona molto bene. Eh beh, l'ho progettata. Il pennello con, parecchia roba. Il pennello è morbidissimo, veramente. E infatti è super sintetico, questo non è un sintetico classico, è proprio super. Non vedo, perché io ho il sintetico della razza che anche quello è morbido, non come questo, no. Ora non, siccome purtroppo col trasloco che ho fatto quando me l'avevo, mi era arrivato da Riva, ho perso la scatolina. È male, male. Purtroppo col trasloco si è persa. Se no lì c'era proprio scritto, eh. Lì c'era scritto. Che era Plisoft, una roba proprio super morbidissima. Oggi ce la prendiamo più con calma. Eh sì, oggi, visto che siamo il 31 di dicembre del 2022... È già stata una giornata tutta di scatola al lavoro. Anche il 31 lasciamo stare, va. Ce la prendiamo comoda. Il collega ha provato a far chiudere la discarica, il comune non ha voluto. Molto bene. Però dai, almeno stasera ti rilassi con una sbarbata con prodotti top. Esatto. È regolato a 3 come pelo. Poi... Babbo di 3 giorni praticamente. E taglia, taglia. Il mercurio è tanta roba, eh. E anche come il rasoio non. Mi sa tanto che è un regolabile in futuro. Future. Facciamo già in tre capire qualcosa qua. Se non facevo, se qualche battuta strana non sono io. Poi oggi che siamo assieme, Fabio, dai. Le battute sono proprio dietro l'angolo. No, c'è un regolabile. Ci sta. Trovi. Ci sta. Poi logicamente devi farci anche un attimino, ti si deve abituare un pochettino la mano per il fatto del peso, perché comunque un po' di peso c'è. Lo sento, però non è male, perché almeno non... come si dice? Non... ti aiuta. Non premi. Esatto, non schiacci. Ecco, io di solito per quella zona lì io tendo a fare questo, vedi? Questo movimento col viso. Che in un video te l'avevo spiegato, però non abbiamo potuto. Ed è molto utile per fare, diciamo, la zona. Quindi dici te? Esatto, fare la zona mascella per me mi trovo bene, poi ovviamente. Ah, poi oggi, prima di mettere il balsamo, cioè l'aftershave con l'alcolico, prima ti metti il balsamo e poi ti faccio provare anche questo, sta chicca. Va bene? Poi provi anche sta chicca perché è una bomba sta cosa.
praticamente ti... se ci dovesse essere un filo di irritazione o qualcosa te lo butta via subito. Questa è una bomba, compa. Oggi lo tratto bene, ragazzo. La scimmia che avanza? Oggi lo... scimmia? C'è il gorilla. C'è il gorilla che ti becca, altro che la scimmia. Ti faccio beccare dal gorilla io. Come pennello è tanta roba. Comunque se vuoi prelevare ancora non aver problemi, eh. Sì, vai, lo so, vai, lo so. Buttati. Buttati tranquillo. Che morbido. No problem. Che morbido, buttati che morbido. Dipende. Su mangiare. Ah, ecco. Adesso l'obliquo. Ah, l'obliquo aspetta un attimo. Che devo metterlo a due. A ti due ricordi come si fa? Devi aprirlo. Aprirlo completamente. Ok. E adesso lo devi portare verso sinistra. Ok, okay. Il pallino okay, simboleggia a 2. Adesso lo chiudi bene. Regolato a 2 per l'obliquo. La sento di più la lametta. Perché è molto più vicina. Non regolabile ci vuole, secondo me, perché... a parola più di giorni fai 3, 2, 1 almeno scali. Sì. Poi cioè questo regolabile qua è anche un pezzo di storia, perché comunque questo regolabile se lo trovi ti costa un botto. Io l'ho avuto un prezzo abbastanza generoso, ma mi è andata bene perché era in ottimissime condizioni. Adesso così, Fabio, così. Soprattutto anche in questa zona, qua che tu fai fatica. Prova e vediamo come va. Meglio, sì. Io l'obbligo qua sotto al collo non lo faccio perché mi irrito subito. Vabbè, tu fai come sei abituato. D'altronde ti conosci tu, io ti posso dare consigli ma ti conosci tu. Comunque... così va meglio, Ti trovi meglio? Sì. Ha ragione Eros. Sì, però se non faccio i baffi... È emozionato Fabio. Ok. Io adesso per la terza passata ti consiglio di prelevare ancora. Ok. Preleva proprio e pulisciti bene tutta la ciotola. Ah, ho capito. Sta buono lì. Voleva scappare. Voleva scappare giù. Voleva pulire. Di acqua non per... forse... no, di acqua... proprio... qua l'unta la riprendo. Sì. Fatti proprio una bella montata, non ti preoccupare. Un sapone intendiamo, eh? Beh, ovvio. Ovvio. Ovvio, ovvio. Siamo due scemi. No. Questa io l'ho studiata per la mia mano, magari per la tua che... non mi scappa. Non sfugge. Questa ti monta anche alla grande qualsiasi sapone. Ho visto! Perché quei solchi lì mi sono costati fatica e sudore, però immagino. La differenza c'è. Logico, quella che hai tu, quella lì in plastica. Della Ponix. Quella lì, prima o poi, un pensierino ce lo faccio, ma solo per un discorso, che c'ha la possibilità di metterci l'acqua calda. Che io purtroppo con la ciotola di legno non lo posso fare una roba del genere. Ecco, adesso praticamente ti stai togliendo tutto lo stress della giornata lavorativa. Ah, sicuramente.
Questo sarà il tuo prossimo acquisto da riva, già lo so. Si mangia o gorilla, va! Bella, tanta roba come prendendo, eh. Allora, adesso devo metterlo a uno, quindi a uno. Lo apri. Sì, stavo dicendo a tre. Vabbè, lascia sta. Ce la fai? Beh, no. Vuoi che ti aiuto? Sì, perché non voglio sfasciato. Guarda, c'hai. Ah, è. Se un futuro. Cioè, un futuro. In futuro. In futuro, devi prenderlo da qui e lo sposti. Cioè, da qua no, perché non riesci. C'ha proprio la zigrinatura. Ah, ok. Comunque, te l'ho portato a uno. Prego. A te lo scettro. Ah, un consiglio: quando fai la zona del collo sotto, tienitela ben attesa. Come sapone, tanta roba. Tanta sì, roba. Veramente, io lo. Come si dice? L'avevo adocchiato già da tempo, ma. Però prima o poi come si dice? Ha premasso il simbace. O no? Beh, prima io appena sono entrato in questo mondo come te c'avevo la scimmia. Poi dopo, purtroppo, la scimmia si è evoluta in gorilla e quando c'è il gorilla è la fine. Non bisogna dire di no. Il gorilla ti guarda male, non va bene. Infatti, anche mio fratello quando entra in bagno, vede tutti quei saponi che ho, si mette le mani nei capelli. Almeno lui può, almeno lui può. Ho fatto apposta la battuta. Allora se verrebbe qui a casa mia tuo fratello cosa dice? Si spara proprio, sparisce. Non lo ritrovi più. E poi bisogna chiamare chi l'ha visto. Allora, sempre se l'hanno visto. Come ti stai trovando queste lamette Merkur? Una bomba. Occhio che esplode. Qualcosa è rimasto però è purtroppo il regolabile, questo tipo di regolabile anche a me mi dà dei problemini in alcune zone. No, non voglio insistere io che mi taglio poi. No, infatti tranquillo, tanto non ti preoccupare. No, è a posto, dai, non mi trovo più la saponata in eccesso. E poi una botta di acqua fredda. Evaporizzato come va? Va? Come rasoio la mente ci stanno. Io spero che riesco a trovarle ancora. Le avevo prese in una coltelleria di Busto Arsizio. Coltelleria Collini. Quando dovevi tirare la casa mia più a Busto? Collini più o meno. Sì, ho capito. L'avevo presa lì. Però. Anche come per Baba fa, perché ti fa. È furbo e tanta roba. Io questo te lo consiglio proprio. Cioè, proprio da fratello, da amico, da tutto quello che vuoi, te lo consiglio. Perché questo qua. Capito. Come soldi gel, da spendere. Come gel, questo qua è proprio. Al bacio, cazzo. Adesso iniziamo con il balsamo. Aspetta che hai lasciato un po' di schiuma qua. Dall'altra parte, sulla destra. E anche un po' sull'orecchio. Boh, a posto. Allora, poi. Adesso passa col balsamo. È quello che c'ho. Forse ce l'hai anche tu. Non questo qua, forse. La marca ce l'ho anch'io, ma non questa versione. Questa versione qui. Nella scatola quella di cartone c'era proprio la fogliolina della marijuana. Ecco, quindi ecco perché ti sensitive e ti aiuta e ti fa diventare felice.
Ma una Pasqua. Boh, a posto. La buono lì, eh. Il problema del balsamo in inverno, come ben notato, fa una fatica boia a scendere. Perché sì, si congelano di bestia. Adesso ti porgo. Anche con il balsamo lo fate. Sì. Io faccio. Soprattutto con il balsamo. Io lo, ti do un oggetto misterioso. Un oggetto del mistero. Oggi lui non ha più il cartoncino. E ci siamo evoluti. È solo per questo video però. Qualcosa è rimasto qua per fare niente, oh. Va bene. Però dai, tutto sommato. Vieni qua. Vabbè, se vuoi puoi dare una piccola ritoccatina. Tanto dovresti farcela, perché adesso è impostato a uno, quindi dovrebbe togliere tutto. Ce l'hai fatta? Sì, più o meno. La vaporizzazione certe volte rompe un po' le scatoline. Fate ecco, io preferisco fare un giorno su un giorno no. Perché così più corta fai prima. Eh sì. Adesso ti sei ben. Sì. Ecco, e adesso, mo, signore e signori, ci abbiamo una chicca che non l'ho fatta vedere prima. E gli facciamo provare anche questo, Anche questo gli faccio provare stasera. Posso, siamo. Prego. Questo è come un profumo, quindi lo puoi spruzzare direttamente o sulla mano oppure in faccia. No, faccio. È una sorta di acqua di rose, qualcosa di particolare che ti dà una botta di frescura e sì, ti tonifica la pelle. Ah, ecco qua. Come te la senti? Questo l'ho presa al centro commerciale di Arese. Fa sempre parte della linea Lush. Mannaggia. Adesso ti faccio shoppare, ti faccio spendere i bici. E poi di nuovo mi butta fuori di casa tutta la roba. Abbiamo capito come va a finire. L'ultimo dell'anno oggi per te mi sa che è una disgrazia. Mi sa di sì. Poi. Allora, l'after è lì, guarda. Ah, ecco, è nascosto. Sì. Però sembrano calibrati, eh. Ovviamente è abbinato con il sapone. Dagli prima una bella già agitatina, perché così si mischiano tutti gli oli. Senti la fragranza prima. Ecco. Vedo il tuo gorilla. Altri soldi che se ne vanno. Com'è? Ti sta. Ti gusta? Sì, sì. A livello di pizzicore, com'è ti sembra? Un pochino qua dove ho i cavoli di bufali del cacchio. E basta. E basta. Quindi si può dire che è stata una sbarbata top. 9,5 top. Sì, sì. Non top perché i bufali non ci posso fare niente. Purtroppo quando ci sono i bufali non ci posso fare. Nulla. Un cavolo. Perché appena passo con il rasoio spazza via. È peggio, peggio con le feather. Ah, quelle meno. Quelle menano. Menano di brutto quelle. Sia quelle con quelle gialle che quelle. Sono uguali, cambia solo che sono di più di lanette. Non sono stainless quelle nere, ah, sono no. Tutte e due platinum. Una confezione da 5 e una confezione da 10. Ah, faccio il cazzo che è platinum. In tutti i sensi è platinum, però. Ah, ammazzata di dà. Allora, ragazzi, adesso la chiusura la facciamo insieme. È ovvio. Io sono Eros Rasatura Tradizionale. E io Fabio Rasatura Tradizionale. Se vi è piaciuto questo video, novità del 2022, spaccatevi con i like e condividete a manetta. Noi ci vediamo col prossimo video.
Io nel mio caso lo devo fare, tu non lo puoi fare. Buone pelate e adesso sì, però buone sbarbate a tutti. Ci vediamo, nel mio canale ci vediamo il 2. Ciao ragazzi, al top.